le storie dei personaggi della web fiction e le testimonianze dei pazienti così sono diventate degli audioracconti attraverso l'audiolibro, piuttosto che dei podcast, proprio con le testimonianze dei pazienti, che sono diventate storie da ascoltare e da condividere e realizzate grazie all'interpretazione di un pool di attori nelle veste di narratori e grazie ovviamente alla straordinaria e inconfondibile voce di Luca Ward, che appunto permette anche di creare questo filo conduttore tra le varie testimonianze. E il racconto, questi sono racconti veri, raccontati anche, se volete, con leggerezza, con anche delle cose anche belle, spiritose, che però ti fanno entrare in quella dimensione, in maniera però diversa da quella che possiamo vedere oggi, no? Questo progetto, secondo me, ci porta nella direzione, insomma, sperata, quella di allargare, quindi di essere comunque accoglienti verso chi vive la malattia. Tutti gli anni il numero dei nuovi casi tra i soggetti di sesso maschile è di 27.000 nuovi casi circa e 13.000 sono i nuovi casi tra le donne. A fronte di questi dati, corre l'obbligo di dare delle notizie positive, e le notizie positive sono in termini terapeutici perché il tumore del polmone è stato scena dell'ingresso delle due maggiori innovazioni in ambito terapeutico, in oncologia, che sono da un lato l'immunoterapia e dall'altro la medicina di precisione.